Ieri sera è stato magnifico. Non so quando starete guardando questo video, ma io sto parlando il day after, il giorno dopo in cui il Real Madrid di Carletto Ancelotti, con un incredibile 3-1, supera il turno di Champions, approdando per la quinta volta Carletto Ancelotti in finale di Champions League, allenatore con più finali di Champions raggiunte nella storia. Se lo vincesse sarebbe un'altra cosa clamorosa. Ma qual è il bello del Manchester City che nel Santiago Bernabéu viene travolto da un altro incredibile miracolo dei Blancos, perdendo e non superando il turno? La dimostrazione finale, totale, tombale, che questo calcio tattico fatto di tiki-taka, passaggino, costruzione dal basso, non è il calcio è la forza, il calcio è la mentalità, il calcio è un'altra storia, il calcio senza attaccanti veri, senza quelli che te la spingono dentro di prepotenza, che anche al 95esimo, nel momento più incredibile, la buttano dentro sul calcio di rigore. Quello è il calcio. Quello è il calcio. Meravigliosa sconfitta. E stasera io aspetto, dopo Carletto Ancelotti, io devo aspettare. Questa sera c'è Roma-Leicester, 70.000 presenze dal vivo, dove Mourinho ha chiamato il pubblico a non guardare la partita, ma viverla, a tifare, a partecipare con la squadra. Si approda in finale. È incredibile che questo allenatore, il primo anno, ha preso una squadra di scappati di casa, gli ha dato una mentalità da vincenti, inseguendo con una squadra inadeguata a farlo sia il quinto posto in campionato, quindi l'accesso all'Europa League, sia la semifinale per approdare alla finale in Albania della Conference League, che è la prima Conference League della storia, e Mourinho potrebbe fare un altro record, diventando il primo a vincere questa competizione. Che mentalità, che cosa bellissima il calcio! Ma il calcio bello è quello di Mourinho, Allegri, Carletto Ancelotti, non Guardiola, Cazzi e Mazzi. Adani, che critica Allegri, ma dove vai? Dove vai? Vai a casuccia, vai a casuccia. Va bene, era un video molto veloce perché voglio tornare. Avevo già fatto qualche video di calcio, voglio tornare a parlare di calcio, a dire qualche cosina, pochissimo, voglio vedere un po' la vostra supporto, reaction e condivisioni. E vi ricordo che io venerdì, sabato e domenica sono alla Teramo Comics con varie conferenze e moderazioni. Ci sarà anche Gualtiero Cannarsi, ci sarà anche Domenico Guastafierno Caverna di Platone, Gary Cosplay, tutte quelle cose che sapete. Se volete vedere il programma, andate sulla pagina Facebook della Teramo Comics, che c'è tutto. Un saluto, ragazzi, che sarei io.